In cosa consiste questo nuovo progetto? Guardi, dopo 30 anni sono orgoglioso di dire che Monteroni è la sua zona industriale. Devo ringraziare la mia maggioranza che in questi 2 anni ha lavorato alacremente per arrivare a questo risultato. Noi stiamo dando agli imprenditori di Monteroni, non solo, perché ovviamente è aperto a tutti la possibilità di insediare il proprio opificio, noi stiamo dando la possibilità di sfruttare questi ultimi anni come finanziamenti comunitari per impiantare le proprie attività ed andremo ad agevolare l'insediamento di quelle attività produttive che creeranno nuovi posti di lavoro. Ci stiamo muovendo quindi su dinamiche attive per quanto riguarda le risposte per il mondo del lavoro, perché la nostra priorità è dare lavoro, non lavoro clientelare, ma creare appunto le condizioni per uno sviluppo organico del nostro territorio. È un'amministrazione del fare che, unitamente ad una provincia del fare, unitamente ad una regione che speriamo sia caratterizzata da un governo del fare, mi porterà a dare risposte al territorio, così come in linea con le attese della nostra cittadinanza, che è nel vero senso della parola affamata di lavoro. Nello specifico, quali saranno le attività che verranno attivate? Guardi, noi siamo aperti all'insediamento di qualunque attività industriale o artigianale di qualunque tipo. Ovviamente la nostra priorità, ripeto, andrà nella direzione di quelle attività che vogliono incrementare il proprio personale, dare la possibilità dei giovani di potersi istruire e diventare gli artigiani e gli imprenditori del domani. E quindi dalle falegnamerie, Monteroni ha artigiani di grossissima qualità, dai fabbri ai falegnami, alle carrozzerie, sono ovviamente le prime attività che sicuramente hanno già dimostrato interesse verso questa cosa. Abbiamo grande richiesta, è una zona di 35 ettari che verrà sviluppata con lotti da 5 ettari, quindi con stralci da 5 ettari in progressione, quindi a riempimento, e contemporaneamente abbiamo chiesto anche un finanziamento di 1.200.000 euro alla Regione per abbattere i costi delle opere di urbanizzazione, che contribuiranno ad abbattere di molto il costo per quanto riguarda la costruzione appunto del laboratorio. Quindi per l'insediamento verrà fatto un bando? Noi stiamo, c'è il manifesto e nei prossimi giorni, entro il mese di aprile, le aziende interessate dovranno fare l'apposita domanda in modo che poi si possa procedere alla lottizzazione della zona, all'assegnazione dei lotti e alla costruzione. Quindi ritengo che in tempi brevissimi chiunque sia realmente interessato può avere risposta alle attese che sono attese che durano da decenni.